Questo deve essere il quinto strato. Comincia a chiedermi se dietro c'è un muro. Perché non ne attacchiamo un altro un po' più su? Perché la stanza si fa più piccola ogni volta che la tappezziamo. Però credo che ci voglia della carta intonata con le tende. Non si trova carta da parati con lo sporco shocking. Non aspettarti che dipinga questa porta. Non ho alcuna esperienza. Fa finta di truccarti la faccia. Sarà facile. Ti dirò che la preferivo prima. Ah, anch'io. Sono portata per lo squallore. Ma è nel regolamento tappezzare ogni 3 anni. Mi sono scartavetrata le dita. È Robin che avrebbe dovuto farlo, invece di andare alle lezioni di karate proprio adesso. Karate? Ma nemmeno quello, è judo. Un incrocio tra la violenza e i fiori. Ah, ciao, ciao, ciao. Come il capomastro si volta, le maestranze battono la fiacca. Vuoi che ti gratti o scartavetri il naso, caro? Tu stai minacciando una cintura bianca. Un invincibile fisico da combattimento. Dopo 2 lezioni? Non ci vuole molto. Nella seconda ho già storpiato uno di brutto. Chi? Me. L'istruttore mi ha fatto un'ucimata. Che cos'è? E chi lo sa, me lo ha detto lui mentre volavo per la stanza. Guarda come ha fatto, eh. No, fermo! Non trovare il pretesto per prenderti un passaggio. Ma non imparerò mai se non faccio un po' di pratica con te. Già, la scusa è buona. Ah, va bene. Giù, proviamo noi. No, con me non fai nessuna ucimata finché non scopro cosa vuol dire. Non fa niente male, sai? No, devo scrostare il muro. Fa pure, io tanto faccio un volo, guarda. Dunque, il fatto è questo. Tu immagina che io sia una ragazza. Che cosa? Una ragazza carina che cammina tutta sola. Con stivali e mini short. Brava. Sei rimasto indietro, non sono più di moda. E tu? Tu sei un rude marinaio sbronzo che vuole violentarmi. Ah, ma dai, afferrami. E dove ti afferro? Usa la tua immaginazione, no? Ok. Bene, bene, così adesso spingimi a terra. Ma non resisti. lo so, io sono una di quelle ragazze a cui piacciono i marinai ubriachi. Ma, Mildred, senti un po', che cosa sono quei tonfi lassù? Stanno ritappezzando i muri, George. Come hai fatto tu nel 47. E lo dovrò rifare se quelli mi cascano giù dal soffitto. Oh, deliziosa! George, cosa diresti se venissi a letto con questa? Una falciatrice? Negligé da notte, George, sull'altra pagina. Ah, questa. E che te ne fai di un arnese così? Indovina. Se venissi a letto con uno scafandro nemmeno te ne accorgeresti. È sexy, George. Sexy. Ma dipende da quello che ci si vede attraverso. Vorrei quello rosa pastello con i nodini di raso blu. Sarebbe come avvolgere un mattone in una carta di Natale. Sei di umore pessimo oggi. Sono i denti, vero, George? Ai denti non ho niente. Che male. Vai una buona volta dal dentista. Non voglio andarci. Non mi piace affatto quel tal Johnson. Ma non lo sai che quello è morto da 7 anni? C'è il suo socio allo studio. Ah, tanto sono tutti uguali i dentisti. Mi ama, non mi ama più. Rimetti in ordine i tuoi denti, George. Toglilo. Così ne avrai uno di qua e uno di là. Già, comunque sempre 2 più di te. E allora prendi un calmante. Prendine 2. 200. Già. Così tu poi diventeresti la vedova allegra, eh? Oh, George, stavo scherzando. Però, tu guarda che bel soprabito nero.
Molto importante per un judoka è usare opportunamente la forza che si oppone a lui, capito? Vieni che ti faccio un esempio. Allora, io aspetto alla fermata dell'autobus, ok? E accanto a me c'è un gorilla, ok? Di colpo lui provoca, ma io lo ignoro. Perché non conosci la lingua dei gorilla? Esatto, ma mi giro, gli prendo il polso, ammesso che ce l'abbia. Vuoi aiutarmi a scrostare qui o no? Stavo aspettando l'invito. Scusami, gorillone, finiremo un'altra volta. Sei un tipico uomo, non ti va di lavorare. Ma certo, io me ne starei qui a guardare te. Ma senti, che colore ci mettiamo qui? Bianco. È un po' audace, non credi? Ha un'aria un po' da avanguardia. Questa stanza per me deve essere un po' come una scena che fa da sfondo al dramma delle nostre esistenze. E se fosse crema? No, no, cara, mettiamo un bel brillante arancione. Oppure un verde mela. Ma il bianco è costato 5 scellini. Perfetto, il bianco andrà benissimo. Caffè? No, no, va bene il bianco. Vuoi il caffè? Ah, sì, sì. Visto che parliamo di colore. Sì? Ti piace la carta? È un po' pallida. Voltala. La volto. Però preferivo il retro. Che c'è che non va? Lo sfondo al dramma della sua esistenza. Hai lo sfondo? Ah, senti, quando porto gli amici qua dentro non voglio dire questa è la mia stanza, ma voglio dire questa sono io. Oh, sì, ti capisco perché io sono uguale. Quando uno crede di essere una stanza è arrivato. Ma voglio solo dire che anche la carta rifletta la personalità. Sesso e lussuria, così avremo la polizia in casa. Dai, andiamo. Allora, Chrissy, che si fa? Puoi scegliere. Dare il colore, scarte a vetrare, fare l'impasto e preparare l'intonaco. O andarcene al pub. Ecco, scelgo questo. No, oh, senti. Allora la incastro sulla porta. La tentacolo di brutto, poi dico, che facciamo, bellezza? Non vai tanto per il sottile tu, eh? Già. È inutile panoramicare intorno, ti pare? Ma prima di cantarmi hai sbagliato soggetto, c'è stata. Due birre. Ehi, Gin, credi che un doppio whisky qui c'entri? Ah, certo, certo. Anch'io, allora riempilo di birra, eh? Bel posto qui. Ha una certa atmosfera, rendo l'idea. Già, non è come l'altro, spento, dove ti sbolognavano fuori per niente. Ah, tu lo chiami niente? Beh, tanto era già in demolizione. Io gli ho dato solo una mano. Non dovremmo essere qui, siamo tre fannulloni. Brava, ricordamelo, che mi diverto di più. Prendi quello. Ah, lui rimanda tutto. Magari oggi sta facendo il respiro di ieri. Lo sai, gli uomini sono così, ce l'hanno nel loro gene. Vuoi ripetere, prego? Oh, è ereditario, sono pigro. Lo so. Jim, tutto sul mio conto. Il tuo conto sta salendo tanto che arriva al tetto. E anche un sandwich, lattuga e formaggio quando puoi. Piuttosto egoista, no? Con due pollastrelle. Dove? Ecco, là. Ehi, dammi il rastrello. Voglio lasciarla di profilo, quella brunetta laggiù. Non sono pigro quando faccio quello che mi piace. E cos'è che piace a te? Star seduto qui a bere birra. Cin. E senti, cos'è un'ucimata comunque? È un'invenzione sua. No, no, è un colpo alla coscia che ti fa scattare con un fendente. Bello, bella, ci succhiamo mezza birra? No, grazie. Continua. Vabbè, il fendente è... Tutto ciò che vuoi, uno scotch, una vodka. Io mi sveno per te. No, con gli estranei mai. Mi quadri. Hai dello spirito, come garba a me. Tu sei qui da sola? No. No, è con me. Cioè, con noi, no? Con noi. Il fendente, se viene usato proprio bene... Ne hai due, una cuccagna. Non vale. Ascolta, non vorrei vedermi costretto a darti... A dirti che stai facendo un po' di casino... Sta giù e zitto, se no ti stendo. Non ci comportiamo da bambini. Non parlo mai due volte, amico. Su, andiamo, Dick, andiamo. Prendi uno scotch con me al bar, vieni, su. Già, domani sbarco ancora qui, amore. Non rimorchiartelo, che mi spaventa. Brum! Io non volevo provocare una scenata. No. Oh, no, avevi ragione tu. Già, ti sei controllato bene, malgrado il judo e il fendente. In ogni caso, non era leale usare la forza di quel gorilla per stenderlo a terra. Come?
come insegna il judo. Ah già, è quello che ho pensato anch'io, già. E per essere onesto, finora ho imparato solamente a cadere. Stavi per darne un esempio? Non avevo mica paura, sai. No, ti sei portato bene. L'hai sfidato. Sì. Sì, e poi tu ti sei riseduto. Perché non ti va di fare scenata? Sera a tutti. Buonasera. Sono in agonia, Mildred, in agonia. Ma chi si commuove per me, eh? Uno c'è, George, sei tu. Gli dia un brandy, prego. Oh, è questo qui. Mal di denti? No, reclamizza il sapone delle dive. Oh, ridi, divertiti. Ho riso io, forse, quando ti sei slogata la caviglia. No, George, ma il carbone l'ho portato io dentro. Beh, sì, ma quello che... grazie. Ma è il mio brandy, maleducato villano. Stia attento con quel gomito. Accidenti, che stupido. Urtare la gente che avevi in pace. Stupido. Come hai detto? Ho detto stup... un po' sventatello, vero? Già. Ben detto, papà, ben detto. Canti bene tu. Sei piccolo ma un po' rognoso. Grazie. Già. Io cominciavo a credervi tutte checche in questo pub. Ma bravo, brandy, vero? Fallo doppio, bellezza. Oh, molte grazie. Già, sono gli scarafaggi come te che hanno fegato. Non certi falla sotto che hanno le frattaglie di un topo o al massimo di un coniglio. Formaggio e lattuga per te, va bene? Buongiorno, cosa vuoi per colazione? Uova, bacon, salsicce, tutto bruciato. Oh! Ti dice bene, proprio quello che sto facendo. Che fai sempre. Io non vedo perché ti lamenti tanto, non li mangi mai. Lo sai, ci sarebbe un modo per migliorare la tua cucina. Quale? Che tolgano il gas. Lamentati ancora un po' e te ne do due porzioni. Che cavolo hai questa mattina? Che vuoi, non lo so, è quello stupido incidente al pub di ieri sera. Ma tu non sei un codardo. Io non l'ho mica detto. Oh, beh, per questo nemmeno no, io. No, tu l'hai detto e come? No, io ho detto che non lo sei. Ah. Allora tu non credi che io sia un fallasotto? No. Ah, va bene allora. Ed anche se lo fossi, hai ancora tutti i denti. Grazie. Buongiorno, Chrissy. Ah, senti, avevi promesso di riparare quella serratura. Va bene, lo faccio appena perdo interesse al nudo femminile, ok? Ma qui non puoi rimanere, ci separa solo la tenda della doccia. Lo so, e ho comprato apposta questo. Dissolve la plastica istantaneamente. Divertente, ma ti avverto, sai, se ci provi ti sparo un fendente dei tuoi. Chrissy, sono le 9 del mattino e non mi riesce un sorriso. Perché no? Non lo so. Ma tu non penserei che io sono un fallasotto? Niente affatto. Mica tutti sono pronti a beccarsi un fendente, lo sai. No, è per ieri sera, al pub, con quel gorilla. Ah, sì, allora sì, sei stato un vigliacco. Ma hai ancora tutti i tuoi denti. Allora ne avete parlato, voi due? Beh, sì. Lo so, già, come in guerra, vero? Se un uomo ce la fa o no a scavalcare il bordo. Il bordo di che? Della trincea. Già, io sono piantato nel fango più di uno... malato di artrosi. Ah, non te lo prendere per il fango, dopo ti lascio la doccia. Hai visto, Miller? L'ho affrontato occhi negli occhi ieri sera quel tipo. L'ho visto, George, l'ho visto. Per un attimo ho pensato che avrei dovuto comprarmi quel soprabito nero. Io ero calmo e disteso. Sembrava di vedere Clay Liston alla terza ripresa, lo sai, leggero come una farfalla, pungente come un'ape. Leggiti il giornale, George. Beh, non è ancora arrivato. Quando mi incavolo veramente. Io sono capace di tutto. Oh, già. Meno quando tu sei in camera da letto. E lui l'ha capita, sai. Per questo è crollato e ha chiesto scusa. George, caro, ti ho proprio ammirato vedendo come fronteggiavi quel tale. Ma dopo 24 ore che non parli d'altro, io penso che sarebbe stato meglio che ti avesse menato. Lui? Ma se tremava, Mildred, io l'ho visto bene. Non smetteva di ridere. Dalla paura. Oh, beh, come vuoi. C'è un vestito carino, sai qui? Potrei farmelo per la cerimonia a palazzo quando avrai la medaglia. Oh, no, è ridicolo per una cerimonia. Hai fatto il gradasso solo perché avevi il mal di denti. E questo che c'entra adesso? Oh, me lo fai ricordare. C'è un'altra salsiccia, qualcuno la vuole? No. Fatti una collana con le tue salsicce. La farei, ma questo forse è un uovo, ma non capisco. Ah, ma la pianti?
Senti quale previsione del tempo. In seguito all'arrivo di una depressione atlantica aumenta il freddo per burrasche violente e vento. Ah, sarà una bella giornata. Perché? Sciocchina, staremo in casa a tappezzarla. Se non fosse stato grosso. Chi? Quel gorilla ieri al pub. Ancora ci stai pensando? Non posso perdere la faccia, quindi... Quindi mica tutti nascono John Wayne. Ci sono anche dei Woody Allen nel mondo, no? Quindi per me sei proprio bravo. Hai fatto fuori tutta la colazione. No, tu lo sai, è questione di amor proprio. Come posso tornare al pub a testa alta? Se ti colpiva la testa non l'avevi più. Toh, gira. E con che cosa? Prova a usare il tuo fendente. Ah, va bene, va bene. Questo argomento chiudiamolo, Chrissy, ok? Giusto. Però sia chiaro. Sarà una storia diversa se quello ci riprova. E con questo ho chiuso. Chiaro. E ti dico ancora Ah, che... per l'amor di Dio, vai a picchiarlo. State un po' zitto, eh? Certo, lo faccio. Cosa? Bene, sto un po' zitto. Ah. E se questa sera si ripete la storia, farò quello che dovevo fare ieri quando ti ha insultato. No, se vai al pub questa sera per fare casini, io non ne sono responsabile. Tu stai per conto tuo e io non voglio entrare. D'accordo. Ah, guarda queste. Potevo usarle per incollare al muro la carta. Hai un po' d'acquaraggio? No, l'ho usata per pulire la padella. Tu e la cucina siete un corpo e un'anima, vero? Buongiorno, Robin. Non so se per caso il giornalaio ha infilato da voi il mio quotidiano. No. Entri. Mi chiedevo di chi fosse, ma mi scusi tanto, non sapevo che fosse il suo... Ecco, è un po' sguarcito, ma... Che cosa? Aspetti, ci deve essere anche un'altra pagina, adesso... Ok, c'è il signor Hopper, c'era un'altra pagina del... Ma non ci leggo. Non saprò mai se hanno arrestato il carbonaio. Continuava nelle pagine di cetro. Scusi, non si legge. Scusi, Sam, stiamo mettendo a nuovo le pareti, allora. Molto bene. Avete finito? No. Molto bene. Lei c'era ieri sera, vero? Sì. Già, allora mi ha visto, eh? L'ho sistemato io quello spaccone. Beh, certo che sono stato piuttosto forte. Perché io sarei un debole? Beh, stia tranquillo che non si ripeterà più, scenata o non scenata. Cosa? Questa sera la musica sarà differente, vedrà... Oddio, beh, scusi. Perché non andiamo in un altro pub questa sera? Perché voglio stare qui. Ma questo non è un duello tipo Kai Corral, cosa vuoi dimostrare? Non sarò certo io a cominciare, sta tranquilla. 3 mezze birre. A me uno scotch. Ho capito, se va all'ospedale non ci aiuta più a mettere la carta alle pareti. Sono venuto qui per bere in pace un drink e basta. Non credo che verrà. Ah, bene. Cioè, voglio dire, bene per lui, sì. Oh, è tipico degli uomini. Se comandassero le donne non ci sarebbero né più lotte né più guerre. Le nazioni starebbero a litigare tutto il giorno. A proposito del tuo conto, non è che me lo puoi regolare adesso, prima che arrivi quel tizio, no? Venerdì. Beviamoci sopra e andiamo a casa. Ti farò la danza dei 7 veli se vuoi. Secondo te io sarei un maniaco sessuale? Beh, stando ai libri che nascondi sotto il letto, sì. Non ci sono libri sotto il mio letto. Perché sono nel guardaroba. Brava. Un secchio di bionda per me. Hello, pupa, tutto ok? Ci siamo. Ha soltanto salutato. Quello che conta è il tono. Dove te ne vai? A prendermi un altro drink. No, tu no, tu te ne resti qui, buono. Là, vuoi bere, amore? No, grazie. Guarda, quel mio amico là sta proprio cercando una scusa per venire qui a menarti. Senti, se fa solo una mossa di più, strilla per bere, insulta qualcuno, lo sistemo. Se quello va cercando guai, li trova. Ma sta soltanto parlando con Chris. Infatti, e io non ci sto. Ti sta insultando? No. Però lo ha fatto ieri sera. Lo hai fatto ieri sera. E allora devi chiedere scusa.
cosa? È stato sconveniente come ti sei comportato. Far cadere le bibite alla gente. Calma, dai. Mi dispiace, anzi, sono contento. Già, penso sia stato un incidente. Beh, lo credo, beh. No, può darsi che l'abbia fatta apposta, per quanto ne so. Infatti, guarda, sta a vedere. Ehi! Ehi, tu! Ho una mezza intenzione di... Vuoi vedere che... Tu! Vuoi vedere che me ne vado? Che posto! L'avevo detto. Tutto fumo e niente arrosto. Però che forza, non l'avrei creduto. L'hai proprio sistemato, eh? Normale amministrazione, capito? Sei stato bravo. Grazie. È stato un rischio, un grosso rischio. Se ti picchiava tu col cuore a pezzi, una placca d'argento nel cranio... Che cosa? Sai, così gli ha detto lei. Hai detto questo? Io... statemi a sentire. Io non ho niente al cuore e nessuna placca nel mio cranio. Ci rifai? La testa! No! Oh, il cuore!